Il mio interesse per la rivoluzione curda, che molto spesso viene definita rivoluzione delle donne, nasce dopo la visione su Facebook di un'immagine di Trent, alcune combattenti armate. E l'aspetto che mi ha lasciato colpita, diciamo, di tutto ciò è stato che nei loro sorrisi trasferiva una serenità difficilmente associata alle emozioni di guerra. E è stato quindi quasi un mio obbligo dover andare ad approfondire questa questione per capirne innanzitutto la portata, ma anche e soprattutto le motivazioni che c'erano dietro. Il confederalismo democratico curdo è un esperimento sociale e politico senza precedenti, è osteggiato addirittura dagli esponenti della sinistra di tutto il mondo perché è ritenuto un'utopia stessa. Le donne combattenti curde si sono prefissate il compito di riacquisire un ruolo all'interno della storia ed è proprio da qui che nasce il termine her story, la storia di lei. Le donne quindi diventano finalmente soggetti attivi all'interno della loro vita e della storia stessa ed sono in grado di riacquisire tutte le invenzioni e l'intelligenza di cui erano state forzatamente private all'incirca 5.000 fa con la nascita delle società sumere e delle zigurate.